Mamma mia, come cambiano i corsi dei fiumi. Qua devastante. Proverò a mettere il link ad altri video fatti qui. Qui c'era tutto il bosco a margine e fino là dove ricomincia. Qua è stato coperto dalle pietre. Si vede, è stato coperto tutto da sabbia e pietre. Di solito per fare questo tratto guardavo lì in mezzo, qui c'era, perché lì faceva il correntone, più o meno come adesso, un po' più ripido. Qui c'era una piana spettacolare anche a pescare a secca, perché qua davanti si formava l'isola più o meno come adesso, però con due rami più accentuati. Completamente diverso, qua devastato, coperto proprio, si è fermata tutta la pietra qua. Non c'è più la pianetta, era proprio bella bella. Vabbè, adesso vediamo cosa è rimasto di pesce. Comincerò da qui. L'acqua corre molto di più, probabilmente perché si sono riempite proprio le buche, cioè riempiendosi l'acqua prende più velocità. È un po' di più di altre volte, ma non tantissimo oggi soprattutto, anzi è calata, secondo me, in questi ultimi 2 giorni, rispetto a un tratto che ho fatto poco più a valle. Vabbè, vediamo. Porco cane. Bel giro d'acqua. E non è detto che regalino, ormai spesso le prendi dove non te l'aspetti più. Insisto ancora un po'. L'acqua è bellissima, eh! L'acqua è bellissima! Primo pesce preso male perché ha mangiato all'ultimo. Adesso devo scendere, scivolare, bellina. Bellina. L'avevo vista scartare, eh? Ero abbastanza sicuro ci fosse. Era solo una questione di passarci bene. E bello. Meno male, va. Meno male. Adesso ci mettiamo in modo che poi possa tornare più o meno in tana. Che era là in mezzo. Una bella fariotta, bella in forma sui 24-25, non saprei, però molto in forma. Veramente molto in forma. Come di consuetudine qui, le ho sempre prese molto belle. Morfologicamente parlando, molto in forma, molto incazzata, infatti anche questa tirava bene, si è slamata partendo non sapendo bene come muovermi. Io parto spesso con una red tag versione ninfa e funziona bene. Sia per trote che per temoli, che qua non ci sono ovviamente, ma magari ci sono un po' più a valle. Ah, una bella fariotta. Rilasciamola. Mani belle fredde. Tanto non è quel minuto in più che fa problema, che bello. Bella, vai ciccia, vai torna, bravo. Bene, allora ecco perché io preferisco le giornate nuvolose, a parte che fa meno caldo, ovviamente. E poi, ecco, guarda la proiezione dell'ombra, tra l'altro lunghissima perché il sole è appena sbucato dalle cime.
cioè proietto un'ombra che mi anticipa praticamente lo spot di pesca e non va bene, non va bene, queste acque limpide qua poi, ma porca miseria, è così, bisognerebbe stare bassi, ma la mia schiena non è contenta di questo approccio. Vabbè, staremo attenti. Allora, qua nel rametto non me l'aspettavo tanto, devo essere onesto, cioè sì, ci poteva stare, magari pensavo a qualcuna più piccolina, invece dai, tra l'altro ho un'iridea perché combatte troppo, e infatti un'iridiotta di quelle bellissime che incontro ogni tanto qui, non chiedetemi da dove arrivano perché non lo so, cioè seminate direi. Però pesci molto belli, molto sani. Ecco, eccola qua. Una bella iridiotta. Super in salute. Che ha preso ben volentieri la red tag. Ma che bello, sono dei pesci, con le pinne bordate di bianco, cioè belli 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 cattivi, cioè vivaci, bello. Lasciamo andare anche questa. Ma bello, comunque è un bel pesce, sopra i 25, decisamente in misura. E poi bello bello in forma, accidenti. Guarda. Vai. Via. Molto bello. Brevissimo tutorial, non per gli esperti ovviamente. Vista l'età posso anche permettermelo di provarci, non si insegna nulla, però in acque così veloci è inutile cercare i pesci in posti improbabili, nel senso questi correntini, purché belli, un po' bassi, con l'acqua che va via però dritta, non sono, è inutile tentarci, anche a secca avrebbe poco senso tentarci, per carità dietro un sassetto ci può stare la trotina. Ma la trotina è bene cercare quei giri con dove l'acqua rallenta, ma non tanto la profondità, non serve un metro d'acqua o mezzo metro d'acqua, ma anche può essere meno, però hanno bisogno i pesci di un posto dove possono nuotare, nutrirsi senza troppo sforzo, non è che possono essere sempre in corrente a pinneggiare, è costoso in termini di energie, quindi cercano un posto che può fare da tana, un giro d'acqua dove il cibo gli può arrivare naturalmente, o al limite se gli passa anche vicino nella corrente si spostano di quel mezzo metro velocemente per catturare la preda, ma poi tornano dove erano, quindi questo intendevo. Molto spesso anche a secca, anche ai tempi, io perdevo molto tempo anche sui correntini così bassi, regalavano sempre poco, a meno che non ci fosse almeno una posizione da tana, ripeto non serve un metro d'acqua, basta meno, ma però deve essere ottimale per la caccia. Allora, pesci drasticamente calati come numero, poi se quando ci danno le sbaglio anche è ovvio che quello è un ottimo spot, ma non credo torni fuori, era uscita. Con meno pesci, ovvio, perdi un po' di concentrazione. Cosa sbagliata. Cosa sbagliatissima. Però è successo. E succede regolarmente. D'altro canto lo spot lì era più che invitante.
non uscirà mai più. E invece è uscita un'altra idea, ecco perché è saltata fuori. Se salta un'iridea, un'altra rideozza. Un'altra rideozza come quella di prima. Guadagniamo la riva, va. Guadagnando la riva si è slamata da sola. Vai, va. Ah, che belle. Vai. Adesso troverai il tuo posticino. Magari in acqua un po' più alta, eh? Forza. Bello comunque. Ripeto, veramente posto top. Con formazione di prima mi piaceva di più e soprattutto c'erano più pesci, però posto top. Bello, bellissimo. Bellissimo. Anche solo guardarsi intorno, bellissimo. Il sentiero è qua dietro, non è poco lontano, ma sembra di essere veramente nel nulla totale. Oh, persa! Presa di là, ero stato bravissimo! Vaffan bagno! Si è slamata, non era enorme, eh? Eccole un'altra, questa è meglio, non tanto più grande ma meglio. Ecco, slamata anche lei, va bene così. Era uno spot interessante, era un po' lontano, ma bella questa, ancora in tone. Si vede che c'è un po' di riparo sotto. Che incazzatura! Minchia, lì tira, eh. Portarla di qua. Mica un pesce da un chilo, per carità, però questa corrente. Mi sa che è un'altra idea, purtroppo. Sì. Oh madonna, sì, un'altra idea, le fario che fine hanno fatto, forse quelle di prima, boh. Mannaggia, per carità, è divertente, però vabbè, boh, resto sempre un po' deluso. Quest'altra ninfetta di mia invenzione piace abbastanza, una violetta, piace l'iridea, una violettina, si vede con la luce del sole, viola, giro di pernice scura, bella. Liberiamo anche questa. Colori sempre top, eh. Vai, bella, va. Via. No, un altro pesciotto, forse questo è un affario. Ma che? Un'altra videotta. Mannaggia. Niente da fare. Mi sa che le fare sono state massacrate dalla piena. Per carità, non è che mi annoio, eh.
è bello anche prendere questo, ma guarda qua, vai bella, va. Un'altra che tira troppo. Boh, vediamo se non si slama sto correntone qua. Oh, finalmente un'altra bella fario. Bella. Ah, cazzo, mio, appena appena in punta con la mosca di testa. Bella sta qua. Molto bella questa. Inizia come ha lottato di brutto. Veramente bella questa. Sempre a Porto le Acque, eh. Va detto sempre, ricordate, qua è una zona dove si cattura, si porta via. La misura credo sia 22. Vergognosa, eh. Vergognosa, 22 centimetri di pesce. Che cazzo, ah, si è slamata. Che minchia ve ne fate di 22 centimetri di pesce. Cioè, più la spesa che l'impresa, veramente. C'è una macchia scura, bella, bella fario comunque, bella fariotta. Putina. Liberiamola. Bella, mi ha fatto divertire. Guarda che bella fario, guarda. Ma che meraviglia. Vai ciccia. Bella lì. Ora tento qui, poi cambio spot perché risalire qui ci vuole un po' di acqua in meno, che diventa veramente torrentizio, appeso. Eccola, piccolina, meglio male lasciata, va. Meno male si è slamata da sola. Visto la buca mi aspettavo qualcosa di diverso, ci sarà qualcos'altro sicuro. Alla fine ho dovuto prendere sulla riva di là, perché di qua era impossibile. C'è un masso gigante qui, questa è un'altra idea, eh. Altra idea, e niente. Mi ho fatto la cosa opposta dell'altro spot dove ho preso un'idea all'inizio, appunto, e poi solo fario. Qui esattamente l'opposto. Un paio di fario belline anche e poi tutte le idee. Via, ciao. Naggia. Mannaggia.